Ciao a tutti, oggi vi mostro un piatto gustosissimo. Si tratta di carciofi e patate in padella. Gli ingredienti sono 8 carciofi di media grandezza che io per questioni di tempo ho già pulito e dopodiché per non farli ossidare li ho lasciati in acqua e limone per circa mezz'ora e poi li ho sciacquati. Quindi questi sono 8 carciofi puliti. 3 patate di media grandezza che ho già tagliato a rondelle con un coltello. Formaggio, sto usando del formaggio dolce, quanto basta. Se voi avete la provola potete utilizzare la provola, sale e olio extravergine d'oliva. Questi sono gli ingredienti, procediamo con la preparazione. Per prima cosa andiamo a tagliare i carciofi in questo modo, devono essere molto sottili. Come dicevo, li ho già puliti per questioni di tempo. Li taglio a fettine. Eccoci pronti. Dopo aver tagliato, vedete, a fettine di carciofi, siamo pronti per la preparazione. In una padella capiente vado a versare dell'olio extravergine d'oliva e vado a fare uno strato con i carciofi. Quindi il primo strato sarà di carciofi. Sistemo un po' di sale. Dopo vado ad aggiungere le patate tagliate a rondelle. Io le ho tagliate al coltello perché non voglio che siano troppo troppo sottili, ma voi se volete potete tagliarle con la mandolina. E dopo vado a spezzettarci il formaggio. Voi, come vi dicevo, voi potete utilizzare anche una provola, una mozzarella se preferite, quello che più vi piace. A questo punto vado a fare un altro strato con i carciofi. E ricopro con le patate. Sistemo un po' di sale. E ricopro con il formaggio. Voi se volete potete utilizzare anche la cipolla, quindi fare uno strato di carciofi, uno strato di patate, uno strato di cipolla e il formaggio. È anche molto buono in quel modo. Infine un po' di olio extravergine d'oliva di sopra. Eccoci qui, pronti per la cottura, fuoco medio con coperchio per almeno mezz'ora. Ed eccoli qui, i miei carciofi e patate cotti in padella sono pronti per essere gustati. Guardate che meraviglia! Il formaggio in superficie si è sciolto, i carciofi, vedete che meraviglia, sono cotti benissimo. E niente ragazzi, io spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Se provate a farli, mi raccomando, scrivetemi tutto nei commentini oppure taggatemi in Instagram con le vostre foto. Vi assicuro che è un piatto delizioso. E niente, io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!